Lorenzo Scheggi, giornalista sindacale. Lei ha detto all'inizio che non c'ha speranza di riuscire a dialogare con la massa, no? E quindi si rivolge all'elite. Non crede che questo giudizio, anche alla luce dei recenti avvenimenti sociali, sindacali e politici degli ultimi anni in Italia, debba essere rivisto, nel senso che all'interno di una massa indiscriminata stia emergendo in maniera molto precisa e chiara, chiamiamolo il movimento operaio, la classe operaia, in senso molto più preciso, la quale forse meriterebbe anche il contributo delle sue opere per migliorare la propria condizione culturale, sociale e politica? Guarda, rispondo alla sua domanda con due parole soltanto. Lei ha frainteso quando io ho parlato di elite. Del parco ha detto ben chiaramente che è un'operazione apparentemente aristocratica, mentre in realtà è un atto di democrazia, perché io è proprio a questa elite che mi voglio rivolgere, mica all'elite classica. Sarei un pazzo se dicessi una cosa di questo genere. Sì, ma quindi si tratta di un equivoco. Lei, quando ha usato, siccome la parola elite è una parola usata, ormai impiegata da molti decenni in un certo senso, e non ce n'è un'altra per sostituirla, l'equivoco è nato un equivoco verbale è nato dalla parola elite. Io non intendo, quando dico faccio di film per elite, parlare dell'elite classica, cioè dell'elite dei privilegiati detentori del potere e quindi della cultura. Niente affatto. Io dico per elite, ma l'elite la cerco là dove la trovo. Posso benissimo trovarla appunto in queste minoranze operaie avanzate. Il suo eccetera, interlocutore eccetera. È il metalmeccanico di Torino, certo, facendo metà. Certo. Io quando parlo di elite intendo un nuovo tipo di elite, evidentemente, l'elite che è quel decentramento di cui parlavo rispondendo a Ghirelli, e che è quindi un fatto estremamente democratico e che va a ricercare questo, e che si decentra quindi dappertutto a qualsiasi livello. Noi non siamo elite, allora risulta. Voi siete l'elite classica, perché non vedo qui nessun operaio e nessun analfabeta, per esempio. Lei compreso.